Ciao, io sono Manuela e sono un'insegnante di danza. Sono qui oggi per farvi un po' di compagnia. Vorrei fare degli esercizi semplicissimi di danza e unirli a degli esercizi che fanno bene al corpo e alla mente. Quindi, se siete pronti, possiamo cominciare. Bene, iniziamo. Divarichiamo un po' le gambe, dobbiamo stare comode. Ginocchia piegate. Partiamo scaldandoci dall'alto verso il basso. Quindi iniziamo con la testa. Andiamo avanti e indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso iniziamo con le spalle. Spalla destra da davanti verso dietro. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3. Cambio da dietro, da avanti. 1. 2, 3, cambio e 1, 2, 3, cambio. Adesso tutte e due da davanti andiamo dietro. 1, 2, 3, 4, cambio da dietro, andiamo in avanti. 1, 2, 3, 4. Benissimo, adesso partiamo con la parte bassa e quindi con il bacino. Andiamo di lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veloce. 1, 2, 3 e stop. Adesso spostiamo l'anca verso l'esterno alzando il piede. 1, 2, 3. Cambio e 1, 2, 3, cambio. Benissimo. Adesso un piccolo piegamento. Usiamo le braccia per andare in alto, verso il soffitto. Allungo, allungo le spalle. Lascio cadere le braccia e lo ripeto. E su, allungo, allungo, allungo. Lascio cadere le braccia. Ripetiamo tutto lo stesso esercizio dal basso verso l'alto. Va bene? Iniziamo quindi con la gamba che va verso l'esterno. 1, 2, 3, 4. Cambio. 1, 2, 3. Bacino lato. 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7. Spalle e davanti dietro 1, 2, 3, 4, cambio da dietro davanti 1, 2, 3, 4, testa, lato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tutto il giro 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, avanti, dietro, avanti, dietro, avanti, dietro, stop. Benissimo, chiudiamo le gambe, pronti per un altro esercizio. Gambe unite, sulle braccia. Di nuovo allungo al soffitto, alzo i talloni e alzo i talloni e alzo i talloni. Scendo con il corpo, aprendo le braccia e rimango guardando il pavimento. Braccia sopra la testa, scendo verso il pavimento. Se riesco, tocco con le mani a terra. Piego le gambe, mento al petto, torno su, di nuovo,
sulle braccia, alzo il fitto, alzo i talloni, scendo, alzo i talloni, scendo. Vado in avanti con il corpo, guardo il soffitto. Braccio sopra la testa. Scendo. Cercando di toccare il pavimento. La testa guarda le ginocchia. Un piccolo piegamento. Salgo su. Divarico un po' le gambe. Braccia aperte. Piccolo affondo. Su. Alzo i talloni, piccolo affondo, su, alzo i talloni, di nuovo piccolo affondo e faccio la stessa cosa che ho fatto con i piedi chiusi. Rimango lì e guardo per terra, braccio sopra la testa, scendo giù e un piccolo piegamento, stendo, un piccolo piegamento, stendo. Vengo su sempre con il mento al petto. Di nuovo, piccolo piegamento, incrocio le braccia, su i talloni. Piccolo piegamento, incrocio le braccia, su i talloni. L'ultimo, rimango lì. Guardo il pavimento, braccio sopra la testa, scendo e guardo in avanti e stendo, guardo in avanti e stendo, braccio avanti, spingo le spalle verso il pavimento e il mento verso il petto, alzo i talloni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otto. Torno con le mani, piego le ginocchia, mento al petto, mi srotolo, chiudo, il piede accarezza la gamba, prendo il ginocchio e lo porto al petto. Apro, chiudo. Apro, chiudo, lo lasciamo scivolare, apro dalla parte opposta, stessa cosa, accarezzo e porto il ginocchio al petto, apro, chiudo, apro, chiudo, lo lascio scivolare. E adesso passiamo al prossimo esercizio. Partiamo dai piedi chiusi, apriamo e facciamo un affondo. Braccio dietro, guardo il soffitto. Affondo, braccio dietro, guardo il soffitto. Di nuovo affondo, giro i piedi cercando di portare il tallone della gamba dietro sul pavimento. Schiena dritta e scendo. Se riesco appoggio le mani sul ginocchio, altrimenti va bene lasciarle a terra. E stendo. E scendo. E stendo. Torno al centro, piego le ginocchia, mento il petto, salgo e tutto lo ripeto dalla parte opposta. Piego, guardo il soffitto. Piego, guardo il soffitto, piego e giro e scendo, mi raccomando ginocchio allineato al tallone e stendo e scendo. E stendo, torno al centro, piego le gambe, mento al petto, giù le spalle, torno su con la testa, chiudo le gambe, adesso mi sposto lateralmente facendo un incrocio di braccia,
piego le gambe e mi abbraccio. Braccio fa tutto il giro, va lateralmente. E torno, cambio dall'altra parte. Mi abbraccio piegando le gambe, braccio, allungo. E stessa cosa, apro le braccia e le gambe insieme, scendo di lato, braccio, allungo lateralmente. E torno, l'altro lo raggiunge. Cambio. Allungo e torno. Passiamo al prossimo esercizio. Continuiamo un po' di stretching a terra. Quindi scendo giù, mi appoggio sul fianco, incrocio il piede davanti al ginocchio, prendo il ginocchio col braccio contrario, torsione. E cambio, sempre davanti al ginocchio opposto, torsione e cambio. Schiena dritta, mani sulle ginocchia, facciamo una contrazione portando il mento al petto, estendo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benissimo. Allungo i piedi sulle braccia, piedi in flex, scendo cercando di arrivare a toccare le punte. Se non ci arrivo, non importa, posso anche arrivare a toccare le caviglie, l'importante è che la schiena sia dritta. Adesso scendo giù con il collo, rimango 1, 2, 3, 4, incrocio il corpo verso la gamba piegata, un braccio fa un giro, da su, scendo verso quella di terra, le allungo tutte e due, rimanendo con l'altra gamba aperta, con il piede attaccato al ginocchio, piede in flex, tiro e lascio, prendo la gamba di terra, la porto giù, cambio, torsione, braccio si alza, apro la gamba che era piegata, vado verso il piede di terra, stop, piede in flex. Scendo giù, risalgo, di nuovo prendo la gamba e scendo. Di nuovo un allungo. Vado giù cercando di toccare le punte di piedi. Mi raccomando, non incurvate la schiena, giù le spalle, schiena dritta. Rilasso, vado giù. E da qui apro le gambe poggiando le mani dietro, spingendo le ginocchia sul pavimento. Adesso chiudo e di nuovo le riapro e apro e chiudo cercando di unire i piedi e apro e cercando di spingere le ginocchia sul pavimento e chiudo. La schiena dritta, allungata, mi raccomando, verso l'alto. Apro e chiudo e apro. Prendo le caviglie e cerco di allungare la schiena portando le ginocchia verso il pavimento. Bene. Prendo le ginocchia, porto di nuovo avanti le gambe, un bel respiro. Cerco di andare dritta, dritta, dritta con la schiena fino a giù. Poggio anche i gomiti sul pavimento e conto fino a 4. 1, 2, 3, 4. Adesso in flex. 1, 2, 3, 4. Un bel respiro, giù la testa.
risale sempre attraverso il mento nel petto, allungo verso l'alto, apro, mento alto e passiamo al prossimo esercizio. E scendiamo a terra con la schiena. Allunghiamo le braccia, ci distendiamo, lasciamo lungo il corpo, pieghiamo le gambe e saliamo su con il bacino. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimango 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prendo le ginocchia, porto il petto senza alzare il bacino da terra. Ripetiamo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimaniamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scendo. Di nuovo prendo le ginocchia e le porto al petto. Faccio scendere una gamba, l'altra la porto sempre al petto. Cambio. E di nuovo gambe piegate, mani dietro la nuca. Mi raccomando, non sforzate il collo, ma tenete contratto l'addome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Riprendo e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relax. Adesso andiamo a portare il ginocchio verso il gomito contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stop, respiro. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Distendo le gambe, allungo le braccia, divarico un po' le gambe e apro le braccia. Cerco di venire su usando tutto il giro delle braccia e scendo. E 2, e scendo. 3, e scendo. 4, e scendo. 5, e scendo. 6, e scendo. 7, 8, rimango. Mi raccomando, quando scendete, sempre una vertebra alla volta. Equilibrio. Provo a staccare i piedi dal pavimento. Chi vuole può provare a tirare sulle gambe, altrimenti vanno bene anche in flex, appena appena sopra il pavimento. Stop. Scendo. Giù, una vertebra sempre alla volta. Mi giro sul fianco, salgo. Adesso sposto il mio tappetino da un lato, così potete vedermi. Un bel respiro, infilo le mani come se fosse un serpente, scendo a terra, mani distanti, stendo, scendo, torno sulle ginocchia e contrazione. E scendo, contrazione, e scendo. Un bel respiro di nuovo, infilo come un serpente, gomiti, gamba a gamba, stop. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, stop. Torno. Un bel respiro. Allungo. E scendo. Passiamo al prossimo esercizio. Bene. Adesso diamo inizio ad una parte un pochino più movimentata. Va bene? Quindi, in piedi, seguitemi con calma, facciamo un lavoro di coordinazione. Iniziamo dalle gambe. Apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. In avanti, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo. Tutto di seguito un pochino più veloce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adesso ci aggiungiamo le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. In avanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un pochino più veloce con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tutto di seguito, senza e con le braccia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, con le braccia, 3, 4, 5, 6, 7, avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, ci aggiungiamo un ultimo passo facendo da terra su con la gamba, su con la gamba, su con la gamba, su con la gamba. Quindi, una volta che abbiamo fatto il passo avanti con le braccia, l'ultimo passetto sarà su, 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 su. Ok? Proviamo a legarlo tutto quanto dall'inizio, senza e con le braccia. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con le braccia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene, lo facciamo un'ultima volta. Adesso le braccia, quando saliremo su con la gamba, le tireremo su, 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 su. Ok? Dall'inizio. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su, su, 5, 6, 7, 8. Benissimo, abbiamo finito. Grazie